Eccoci qua nel secondo step. Se vi ricordate, abbiamo fatto sia la base del tronco che la base del fungo. Vi ricordate, l'abbiamo coperta di carta velina con la colla, ora si è asciugata e andremo a rivestirlo con il paper clay. Però io mi sono fatta una base di polistirolo perché poi andrò a mettere questo qua in questo modo qui sopra. E poi gli faremo magari una fattina o un gnometto, vediamo. Ora ci dedichiamo per prima cosa a rivestire questa, che poi dopo andremo ad appoggiarci sopra. Quindi ci diamo la colla. Io do sempre la colla per mantenere, per avere la sicurezza che rimanga attaccato bene al polistirolo. Ora andiamo a ricoprire questa base. Mi raccomando, sempre l'acqua, e andiamo a bagnarci le mani. Prendiamo un pezzo di paper clay e iniziamo ad attaccare nella nostra base in questo modo. Vi ricordo che la coloreremo poi alla fine. Si può colorare anche ora, però io in questo caso la paper clay preferisco colorarla dopo, gli do le sfumature che voglio e quant'altro. Bene, ora abbiamo ricoperto tutta la nostra base, come vedete. Io gli do un po' di acqua per lisciare, ma vi ricordo che anche quando è asciutto si può levigare con una carta vetrata, oppure se vi piace l'effetto potete lasciare. Io sicuramente lascerò così perché questo dà l'impressione della terra smossa, visto che ci andremo a mettere un tronco sopra con un funghetto. Vi ricordo anche che la paper clay vi conviene farla quando vi serve, non è come la pasta di mais, si asciuga molto velocemente, cioè se la pasta di mais la avvolgete in un pezzo di nylon vi dura anche 2-3 mesi, mentre questa no, eh? Quindi vi consiglio sempre di fare al momento. Poi non si lascia riposare magari una giornata come la pasta di mais, questa si può usare subito, ve lo dico perché per non sciupare, io l'ho fatta un po' di tempo, infatti questa si è un po' indurita. Oppure dovete avere sempre l'accortezza di andarla a bagnare dentro al cellophane. Ok, vedete? E questa sarà la nostra base.
Ora la lascio ad asciugare, poi toglieremo l'eccesso e andremo a... Bene, ora copriamo il tronco. Io ho deciso di mettere i guanti perché altrimenti mi riduco delle mani. Tanto che si asciuga un po' il sotto, così dopo roviniamo meno. Copriamo tutto. Faremo il funghetto. Adesso intanto facciamo sto pezzo. Come ho detto, questo è più veloce ad asciugarsi della pasta di mais. Ora scegliamo quale, se vogliamo farlo più grande o più piccolo. Io opto per il più piccolo. Mettiamo questo cappello qui, vedete che gli ho dato il movimento, che sarà così. Bene, ora iniziamo prima con il cappello sopra, che poi dovremo lasciare ad asciugare anche questo. Asciugare il tutto, poi dopo facciamo le altre parti e farò altra pasta perché logicamente questa non mi basta. Ci vediamo dopo. Bene, ora che si è asciutto il nostro cappello del fungo, andiamo a fare il tronco e il sotto del fungo. Prendiamo la nostra paper clay.
Ora, con una cosa appuntita, io uso questo. Qua. Diciamo, questo è un tronco vecchio. Vedete? Ora lasciamo ad asciugare in questa maniera. Ecco, bene, dopo andrà messo qua sopra. Ok, il nostro tronco è finito. Lasciamo ad asciugare, poi lo andremo a mettere nella base in questo modo. Quando sarà tutto asciutto, facciamo la colorazione. Quindi aspettiamo che si asciuga, poi ci vediamo.